Ciao a tutti amici di iPadisti e benvenuti alla nostra nuova video recensione. In questa puntata delle nostre video recensioni andremo a valutare un gioco tra l'altro molto bello che si chiama Kingdom Rush. Come potete vedere, questa è la schermata del titolo e in questo gioco noi andremo a valutare quindi questo titolo, che è uno strategico e che vi farà passare veramente ore e ore di divertimento grazie a una serie di caratteristiche particolari. Il gioco appartiene al genere dei tower defense, quindi noi avremo fondamentalmente a disposizione delle torrette da impostare nei vari punti del campo di gioco al fine di fermare l'avanzata dei nemici. Questo è un po' il succo del gioco. Come vedete, questo salvataggio è stato completato e tutti i livelli disponibili esauriti. Sembrano pochi, ma in realtà abbiamo diverse modalità. Questa è la storia. Poi, come vedete, ci sono due livelli diciamo extra che possiamo giocare, quindi una volta che la storia è finita possiamo vedere quindi le migliorie che possiamo fare alle varie truppe, alle varie unità, alle varie torrette che avremo a disposizione durante il gioco, che potremo acquistare con le stelle che totalizzeremo durante le partite. Queste invece sono i premi che possiamo prendere durante al gioco, e poi abbiamo una piccola enciclopedia sia per quanto riguarda le nostre unità, che è questa, che per quanto riguarda i nostri nemici che compariranno via via durante il gioco. Diciamo quindi questa è la sequela dei livelli. Adesso andremo a vedere uno dei primi per spiegarvi un minimo il funzionamento del gioco. Come vediamo, abbiamo diverse modalità, non abbiamo solo il livello normale ma anche modalità che praticamente sono lo stesso livello ma hanno degli obiettivi un po' più difficili da raggiungere, quindi per aumentare un po' discretamente la longevità del gioco. Abbiamo naturalmente le informazioni su quel particolare livello, in questo caso non è il primo perché sarebbe stato eccessivamente semplice, e come vediamo su questi punti strategici posizionati intorno alle strade possiamo inserire quattro tipi di unità, che sono gli arcieri, i guerrieri, i maghi e l'artiglieria, che vedremo piano piano. Questi ad esempio sono i maghi che permettono di lanciare magie, e l'artiglieria che fa un attacco ad area che adesso andremo a vedere meglio. In questo caso ho scelto di posizionare una torretta di arcieri, questa invece è una caserma di guerrieri. I guerrieri vanno in mezzo alla strada e cercano di combattere i nemici corpo a corpo, mentre gli arcieri naturalmente lanceranno delle frecce per fermare la loro avanzata. A questo punto ecco che arrivano gli amici. Questo è un piccolo consiglio che abbiamo da parte del gioco: i nemici stanno arrivando e come vediamo gli arcieri si mettono subito in movimento per cercare di ucciderli. Quello è il percorso che dovranno fare i nostri nemici per arrivare al punto dove noi perderemo, quindi il nostro obiettivo sarà fondamentalmente quello di non farli arrivare in quel punto, appunto, che cambierà naturalmente da livello a livello, visto che tutti i livelli sono diversi. Ci sono azioni un po' più concitate naturalmente, quindi dovremo essere bravi a scegliere quelle che sono le torrette migliori. Mentre uccidiamo nemici naturalmente le nostre monete aumenteranno, e quindi avremo la possibilità di impostare anche altre torrette e potenziare naturalmente anche quelle esistenti. Qui non possiamo vederlo perché le monete sono molto poche, è uno dei primi livelli, mentre più tardi andremo a vedere un livello dove anche questa opzione sarà possibile. Come vedete abbiamo altre aggiunte. Questa è quella di la possibilità quindi di posizionare i altri guerrieri all'interno del livello, e questo permette naturalmente di riuscire a attaccare un pochino meglio e quindi riuscire a vincere fondamentalmente utilizzando questi guerrieri che ci vengono forniti. E poi, come vediamo, un'altra interessante aggiunta è quella di utilizzare queste palle di fuoco che cadono dal cielo e che vanno a bruciare il terreno, quindi impediscono l'avanzata dei nemici. Bene, quindi questo per quanto riguarda il livello, è uno dei primi livelli, quindi quelli ambientati nel bosco. Abbiamo anche varie ambientazioni per quanto riguarda i livelli, e naturalmente adesso andiamo a vederli. Questo ad esempio è un livello ambientato nella neve, è uno dei livelli extra di cui parlavamo prima, che ci permetterà di vedere altre caratteristiche del gioco, ad esempio il fatto che i nemici non possono non arrivare solamente dalle strade, ma possono, come in questo caso, arrivare anche dalle caverne.
e quindi questo naturalmente fornisce un elemento di difficoltà in più. Naturalmente nel momento in cui giochiamo, questa è l'artiglieria, come vedete, a differenza degli acieri colpisce un gruppo di nemici con un attacco ad area, mentre gli acieri colpiscono un nemico singolo. Anche in questo caso naturalmente avremo tutte le altre possibilità. Con il numero maggiore di monete possiamo impostare le torrette, possiamo anche potenziarle come vedremo tra poco per quanto riguarda la torretta degli acieri che abbiamo appena messo. In questo caso abbiamo 20 vite, ci sono poi dei livelli dove di vite ne abbiamo una sola, quindi dobbiamo fare in modo che nessun nemico arrivi appunto al termine della strada oppure perderemo immediatamente, e questo naturalmente contribuisce ad aumentare molto la difficoltà del gioco. Una volta che ovviamente tutti e 20 nemici sono arrivati a destinazione, avremo perso e quindi totalizzeremo il nostro game over fondamentalmente. Quindi il gioco si struttura un po' in questa maniera, è molto longevo e le innovazioni arrivano fino veramente all'ultimo livello, perché anche nell'ultimo livello vengono introdotti nuovi mostri, quindi sicuramente se vi piace il genere non vi stancherete di giocare ad un titolo fatto in questo modo, che è probabilmente uno dei titoli del genere meglio realizzati in tutto l'App Store. Bene, questo direi che è tutto per questa video recensione. Sicuramente il nostro consiglio questo è quello di scaricare il gioco, specialmente se siete appassionati del genere. Bene, da Guigi Valerio è tutto per iPadisti, noi ci vediamo alla prossima video recensione.